Benvenuti su LifeGate, sono Lucrezia Montrone e quest'oggi vi guiderò in una classe di Hatha Yoga. Ci occuperemo attraverso la pratica di portare equilibrio nella mente e nel corpo. Troviamo una posizione seduta comoda con la schiena dritta, gli occhi sono chiusi, il viso rilassato, le spalle si rilassano, scendono verso il basso. Porta la tua consapevolezza al respiro. Percepisci l'aria che entra e che esce attraverso le narici. Ad ogni inspirazione percepisci l'addome che si gonfia, il torace che si espande, le clavicole si sollevano. Ad ogni espirazione le clavicole si abbassano, il torace rientra, l'addome si sgonfia. Piano piano eguaglia i tempi di inspiro ed espiro. E senti come la mente si calma, i pensieri si allontanano. Sei nel qui ed ora, non pensare a quello che hai fatto prima, a quello che farai più tardi. Ad ogni inspiro la colonna si allunga, ad ogni espiro le tensioni si allontanano. Porta ora la mano sinistra al centro del petto, la mano destra sulla sinistra. Ti connetti con i battiti del cuore, nel respiro e senti le pulsazioni fisiche sotto le tue mani, senti come il respiro muove il tuo corpo. Mantenendo le mani in questa posizione, cantiamo insieme una volta la sillaba Om. Lentamente le mani tornano sulle ginocchia, portiamo la mano sinistra in Chin Mudra, pollice e indice a contatto, le altre tre dita distese. La mano destra in Prana Mudra, indice medio nel punto tra le sopracciglia, su Agya Chakra. Andiamo a stimolare questo punto attraverso la pressione di queste due dita. Anulare mignolo verso la narice sinistra, pollice alla narice destra. Rilassa la spalla, il braccio destro, allunga la colonna. Lo sguardo è ancora all'interno. Inspira profondamente con tutte e due le narici. Espira, svuota completamente i polmoni dall'aria. Inspira di nuovo con entrambe le narici. Chiudi la narice destra, espira sinistra. Inspira sinistra. Chiudi, trattieni il respiro. Espira destra. Inspira destra. Chiudi, trattieni, espira sinistra, inspira sinistra, chiudi, trattieni, espira destra, inspira destra, chiudi, trattieni, espira sinistra. Riporta la mano destra sul ginocchio destro. Attraverso Anuloma Viloma Pranayama, la respirazione che abbiamo fatto, andiamo a calmare la mente, a riequilibrare il lato del sole, il lato della luna, il lato del femminile, del maschile. Portiamo ora i palmi delle mani sulle ginocchia. Radichiamo bene la base della colonna terra ed inspirando andiamo ad aprire bene le spalle, la testa indietro, la colonna si inarca. Espira, curva tutto, sguardo all'ombelico. Inspira, apri, inarca. Espira, curva. Da qui torna al centro e vai a fare dei giri completi con il busto. I glutei rimangono al pavimento, ti muovi prima in un senso e poi vai dall'altro lato. Torniamo al centro. Da qui uniamo i palmi delle mani al centro del cuore, intrecciamo le dita delle mani, spingiamo le braccia in avanti, in alto e dietro le orecchie. I palmi delle mani vogliono andare verso il soffitto, le spalle verso il basso, l'ombelico va verso la colonna, l'addome è attivo, ti allunghi al massimo ed espirando sciogli. Lascia andare la mano destra o l'avambraccio destro a terra, a seconda della tua flessibilità, e allunga il braccio sinistro oltre la testa.
palmo della mano rivolto verso terra, senti tutto il fianco sinistro che si allunga. Apri bene il torace verso l'alto, sguardo verso l'alto, tieni la posizione. Inspira, ti allunghi ed espirando, mano sinistra sul ginocchio destro. Mano destra dietro, inspira, allunga la colonna, espira, apri la spalla destra e il lato destro del torace indietro. Lo sguardo segue la spalla. E ritorna al centro. Ti allunghi verso l'alto e lentamente lascia andare la mano sinistra o l'avambraccio sinistro a terra. Allunga il braccio destro oltre la testa. Ti apri bene con il torace verso l'alto, sguardo verso il soffitto o verso la mano, scegli tu. Tieni la posizione, senti tutto il fianco destro che si allunga. E di nuovo inspira, ti allunghi ed espirando, mano destra sul ginocchio sinistro. Mano sinistra dietro, inspira, allunga la colonna, espira, apri la spalla e il torace, sguardo oltre la spalla. E torna al centro. Ti allunghi verso l'alto ed espirando ricerca l'allungamento in avanti. Con l'aiuto delle mani lentamente ti risollevi, sciogli la posizione. Piccole rotazioni con le caviglie con i polsi da un lato, dall'altro. Ed espirando portiamo il ginocchio destro sopra il ginocchio sinistro. Gomukkasana, piante dei piedi rivolte verso l'alto, glutei tutte e due ben ancorati al pavimento. Portiamo il braccio destro dietro, la mano è al centro tra le scapole. Solleviamo il braccio sinistro verso l'alto e andiamo ad afferrare le dita della mano dietro. Se non possiamo afferrare le dita della mano, possiamo afferrare la maglietta oppure, se questo è troppo intenso, mano destra sul gomito sinistro. Allunga bene la colonna, l'ombelico va sempre verso la colonna vertebrale, quindi l'addome è attivo ed espirando lentamente andiamo a sciogliere. Portiamo il braccio destro sopra il braccio sinistro. Palmi delle mani a contatto, porta verso l'alto e lontano dal viso gomiti e mani, tieni la posizione, senti tutta la parte superiore della schiena che lavora. Ed espirando scendiamo portando gli avambracci verso il pavimento. Attiviamo l'addome ed inspirando ci risolleviamo. Espira, sciogli e cambia lato. Ginocchio sinistro sopra ginocchio destro, piante le piedi rivolte verso l'alto, braccio sinistro dietro, mano al centro tra le scapole. Sollevo il braccio destro verso l'alto, mi allungo, afferro le dita della mano, di nuovo spingo l'ombelico verso la colonna, mi allungo verso l'alto. Se è troppo intenso questo, ricorda, mano sinistra sul gomito destro. Espirando sciogli, braccio sinistro sopra il braccio destro, palmi delle mani a contatto. Anche in questo caso, se questo è troppo intenso, vai ad afferrare le scapole opposte con le mani e resta qui. Se sei nella posizione completa, porta verso l'alto e lontano dal viso gomiti e mani, senti lo spazio che crei tra le scapole ed espirando scendi con gli avambracci verso il pavimento. Attiva l'addome, inspira, risali, espira, sciogli. Sciogli completamente, ti porti in Malasana, posizione della ghirlanda, quindi pianta dei piedi a terra, palmi delle mani uniti al centro del petto. Se i talloni si sollevano, porta un supporto sotto i tuoi talloni in modo da avere stabilità nella posizione. Con le braccia andiamo a spingere contro le tibie, vogliamo aprire le anche, allunghiamo la colonna, eguagliamo i tempi di inspiro ed espiro, respiriamo profondamente. Da qui lasciamo andare il braccio destro verso destra, palmo della mano a terra, braccio sinistro si allunga, apri bene il petto ed espirando ritorna, palmi delle mani uniti al centro del cuore, allunga bene la colonna e vai dall'altro lato, mano sinistra verso sinistra, allunga il braccio destro lateralmente, in alto e indietro, apri bene il petto e di nuovo ritorna. Palmi delle mani uniti al centro del cuore, allunga bene la colonna ed espirando, porta le mani a terra e fai due passi indietro, ti porti nella posizione del cane che guarda giù. Andiamo a sollevare un tallone e poi l'altro, piccoli movimenti dinamici, il ginocchio del tallone che si solleva vuole andare verso il centro del tappetino. Ora lascia cadere tutti e due i talloni verso terra, verso destra.
tutti i tuoi talloni verso terra, verso sinistra. Ti muovi da un lato e dall'altro. E di nuovo torna al centro, lascia andare i talloni verso la terra. Siamo nella posizione del cane che guarda giù. Le mani sono larghe più o meno come il tappetino, con le dita bene attive rivolte in avanti. Piedi larghi come i fianchi. L'ombelico sale verso la colonna, l'addome rientra, i quadricipiti sono attivi, collo e testa sono morbidi, rilassati. Senti gli ischi che vogliono andare verso il soffitto. Ancora un respiro qui. Sguardo tra le mani, attiva l'addome e se riesci con le gambe tese ti porti attraverso piccoli passi all'inizio del tappetino. Inspira, allunga la colonna, espira, piega le ginocchia e lascia andare. Afferra i gomiti opposti con le mani e vai ad oscillare avanti e indietro, destra e sinistra, in modo naturale, spontaneo. Cerca di non forzare i movimenti. Lascia la presa dei gomiti e lentamente, una vertebra alla volta, vai a risollevarti e a portarti completamente in piedi. La testa è l'ultima che sale. Ci prepariamo per Surya Namaskar, i saluti al sole. Uniamo bene i piedi tra di loro, dagli Chema e Leoni. Le spalle si aprono, i palmi delle mani sono rivolti verso le tue gambe. Allunga bene la colonna, senti le spalle che scendono verso il basso. Porta per un istante ancora lo sguardo all'interno e porta a consapevolezza al tuo respiro. E la tua attenzione alle piante dei piedi che si radicano verso la terra. Senti la doppia spinta, radicamento dei piedi verso la terra e allungamento della colonna verso l'alto. Fai ora un'inspirazione profonda ed espirando unisci i palmi delle mani al centro del petto. Inspira, le braccia si allungano in avanti, in alto e indietro, inarca bene la colonna. Ed espirando vai ad inchinarti, palmi delle mani a terra e lati dei piedi. Se i palmi delle mani non toccano terra, piega pure le ginocchia. Portiamo la gamba sinistra dietro, ginocchio, dorso del piede a terra, mento verso l'alto. Porta il piede destro dietro, panca e da qui autoappoggi. Ginocchia, petto, mento a terra, gomiti stretti vicino al muso. Scivola in avanti, il cobra. Il petto spinge in avanti, le spalle indietro. E ispira, punta i piedi, cane che guarda giù. Piede destro tra le mani, ginocchio sinistro al pavimento, mento verso l'alto. Piede sinistro accanto al piede destro. Viso verso le gambe, unisci i palmi delle mani, ti allunghi in avanti, in alto, indietro, inarca bene la colonna. Espira, mani al cuore e riparti. Inspira, ti apri e inarchi bene. Espira, vai ad inchinarti, mani ai lati dei piedi, viso verso le gambe. Inspira, porta la gamba destra dietro, ginocchio, dorso del piede a terra, mento verso l'alto. Piede sinistro dietro, panca. E da qui otto appoggi, astanga namaskara, ginocchia, petto, mento a terra. Scivola come un'onda in avanti, cobra, apri bene le spalle. Punta i piedi, cane che guarda giù. Piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, mento verso l'alto. Piede destro accanto al piede sinistro, addome verso le cosce, unisci i palmi delle mani, ti allunghi in avanti, in alto, indietro, espira, mani al cuore e ne facciamo un altro ciclo destra e sinistra. Inspira, ti apri e inarchi, espira, vai ad inchinarti. Gamba sinistra dietro, ginocchio, dorso del piede a terra, mento verso l'alto, piede destro dietro, panca. Otto appoggi, ginocchia, petto, mento a terra. E di nuovo, cobra, ujjayi. Punta i piedi, cane che guarda giù. Piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra, mento verso l'alto. Piede sinistro accanto al piede destro. Unisci i palmi delle mani, ti allunghi in avanti, in alto e indietro. Espira, mani al cuore, ultimo. Inspira, ti apri e inarchi. Espira, vai ad inchinarti, mani ai lati dei piedi. Gamba destra dietro, ginocchio, dorso del piede a terra, mento verso l'alto. Piede sinistro dietro, panca. Otto appoggi, astanga namaskara. E cobra, pube a terra, gomiti ai lati del busto. Punta i piedi, cane che guarda giù.
Piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, verso il piede a terra, mento verso l'alto. Piede destro accanto al piede sinistro. Addome verso le cosce, unisci palmi, ti allunghi in avanti, in alto, indietro. Espira, mani al cuore. Rimani all'interno con lo sguardo, porta la mano sinistra al centro del petto, la mano destra sulla sinistra. E connettiti con i battiti del cuore, con il tuo respiro, che in questo momento molto probabilmente saranno accelerati. Raddoppia i tempi di espirazione. Quindi se inspiri in 4 tempi, vai ad espirare in 8 tempi. Questo ci aiuta a calmare la mente, il cuore e il respiro. Pranayama ottimo anche durante il giorno, nei momenti di maggior stress, fatica. Senti come va ad aiutare. E lentamente sciogliamo la posizione delle mani. Ci portiamo all'inizio del tappetino. Uniamo bene i piedi. Portiamo le braccia verso l'alto, ci allunghiamo, intrecciamo tutte le dita tranne gli indici. L'ombelico spinge verso la colonna, allunghiamo le braccia al massimo, senti la colonna che va verso l'alto, ed espirando va verso destra, allunga tutto il fianco sinistro. Cerca di non chiudere il torace verso terra, ma ricerca l'apertura verso l'alto. Inspira, risali, ti allunghi, espira, vai dall'altro lato. Ti apri bene, con il cuore verso l'alto, e di nuovo inspira, ti allunghi verso l'alto, espira, sciogli. Portiamo le mani sui fianchi, apriamo i piedi più o meno come le nostre anche, portiamo indietro spalle e gomiti, attiviamo bene i glutei e le gambe e andiamo ad aprirci con il petto verso l'alto. Se non abbiamo gravi problemi di cervicale, lasciamo andare indietro la testa, altrimenti mento verso la fossetta clavicolare, scivoli tu. Ancora un respiro. E attivando bene tutto, ti risollevi, ti allunghi, vai sulla punta dei piedi, cerca il massimo allungamento ed espirando, talloni a terra, vai ad inchinarti e vai ad agganciare gli gomiti. C'è il mio pollice, piega un ginocchio e poi l'altro, piccoli movimenti. Vai ora a distendere entrambe le gambe, inspira, allunga la colonna, espira, addome verso le cosce, viso verso le tibie, i gomiti si aprono all'esterno, tieni la posizione. Da qui lentamente inspira, sguardo in avanti, allunga la colonna e vai a sciogliere, ti allunghi verso l'alto. Ed espirando, mani al cuore. Da qui di nuovo inspira, ti allunghi verso l'alto ed espirando di nuovo vai ad inchinarti, porta le mani a terra ai lati dei piedi. Inspira, allunga bene, espira di nuovo, vai a chiudere, porta le braccia indietro con le dita rivolte indietro, arrivando dove puoi, immaginando di voler chiudere al massimo delle tue possibilità. E lentamente sciogli, inspira, sguardo in avanti, allunga la colonna, porta il piede destro, il piede sinistro indietro ed entra nella posizione del cane che guarda giù. Solleviamo la gamba destra verso l'alto, da qui piede a martello, piega la gamba, tallone verso il gluteo opposto, vai ad aprire bene l'anca e di nuovo distendi la gamba e riporta il piede a terra. Solleviamo ora la gamba sinistra verso l'alto, piede puntato, allunga bene verso l'alto, piede a martello, piega la gamba, tallone verso il gluteo opposto, vai ad aprire bene l'anca. E di nuovo ristendi la gamba, riporta il piede a terra e lentamente con controllo lascia andare le ginocchia verso terra, porta i glutei sui talloni, la fronte al pavimento, le braccia distese indietro e sei in balasana, posizione del bambino. Senti le spalle che si rilassano, senti il respiro che scorre lungo la colonna vertebrale e che crea spazio. Da qui ci prepariamo per la lepre, uniamo cosce e ginocchia tra di loro se le abbiamo separate, portiamo la fronte a contatto con le ginocchia
e solleviamo il glute verso l'alto. Teniamo la posizione ed espirando lentamente riportiamo i glutei in pavimento. Allunga le braccia in avanti, camminiamo con le braccia verso destra, palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra, senti tutto il fianco sinistro che si allunga. Ripassa dal centro e vai all'altro lato, palmo della mano destra sul dorso della mano sinistra, allunga tutto il fianco destro. E di nuovo torna al centro, ti allunghi bene e da qui ci prepariamo per la posizione sulla testa. Per chi non ha mai fatto questa posizione vi darò dei passaggi in modo da poterci entrare gradualmente. Se invece hai problemi agli occhi o problemi di pressione o sei nei primi 3 giorni di ciclo, ripeti la posizione della lepre che abbiamo fatto prima. Per chi invece vuole imparare la posizione, andiamo ad afferrare i bicipiti opposti con le mani, intrecciamo le dita delle mani davanti a noi e creiamo una piccola conchetta. Portiamo la sommità della testa a terra, quindi non appoggiamo la nuca, non appoggiamo la fronte, appoggiamo questa parte della testa al pavimento. Da qui puntiamo i piedi, attiviamo l'addome, solleviamo i glutei verso l'alto. Possiamo fermarci semplicemente qui, sentiamo il peso sulle braccia, la testa quasi si solleva da terra. E se sei a tuo agio in questa posizione, cammina con i piedi verso il viso. Ti puoi fermare qui. Passaggio successivo, ginocchia al petto, tieni la posizione e se sei stabile vai a portare i talloni verso i glutei e se sei stabile in questa posizione distendi le gambe verso l'alto. Teniamo la posizione per qualche respiro, sentiamo le spalle che si allontanano dalle orecchie, l'addome è attivo, il coccige spinge verso il pube. I piedi vogliono andare verso l'alto, le gambe sono attive. Ancora un respiro ed espirando con controllo andiamo a sciogliere. Andiamo in piedi, l'altro a terra, ginocchia al pavimento, glutei sui talloni, fronte a terra, braccia distese indietro e rilassa. Respira profondamente. Senti come vai piano piano a riportare il corpo, una situazione di equilibrio e da qui lentamente vai a risollevare una vertebra alla volta, la schiena verso l'alto. Ti sdrai sulla schiena, ci prepariamo per Sarvangasana, la posizione sulle spalle, quindi schiena a terra. Fai attenzione di non avere code o mollette nei capelli, quindi il collo è ben allungato, la testa è appoggiata a terra. Sollevo le gambe, la schiena verso l'alto. E con le mani vado a sostegno della schiena. Spingo il coccige verso il pube, punto i piedi verso l'alto, tengo la posizione, non ruoto mai collo e testa in questa posizione. Tienila, respira e porta la tua attenzione in Manipura Chakra, il chakra che trovi dietro l'ombelico. Visualizza in questo punto un vortice di luce gialla. E percepisci in questo punto un senso di calore che si irradia nella zona del plesso solare. Stai riattivando Agni, il fuoco sacro. Ancora un respiro e da qui per sciogliere porta i piedi oltre la testa, attiva bene l'addome e una vertebra alla volta senza sollevare le spalle, il collo e la testa, ti riporti con il corpo a terra. Ruotiamo la testa da un lato, dall'altro. La riportiamo al centro e ci prepariamo per la posizione del pesce. Portiamo le braccia sotto il corpo, palmi delle mani rivolti verso la terra. Solleviamo la testa, andiamo a guardare le dita dei piedi, apriamo il torace e portiamo la sommità della testa al pavimento. Rilassiamo i piedi, le gambe, teniamo la posizione. Sentiamo come il torace si espande in questa posizione, creiamo spazio per i nostri polmoni che possono lavorare in modo completo. Ancora un respiro qui ed espirando lentamente riporto la testa a terra, sciolgo la posizione delle braccia, con le mani vado a sollevare la nuca, allungo bene il collo ed espirando di nuovo. Shavasana, ruoto la testa da un lato, dall'altro. La riporto al centro, piego le gambe
mi preparo per Setubandhasana. Piedi paralleli, mani in direzione delle caviglie, palme delle mani rivolti verso terra. Inspiro, sollevo il coccige, poi una vertebra alla volta, la schiena verso l'alto. Se voglio posso intrecciare le dita delle mani sotto il corpo e pressare bene i palmi e avvicinare bene le scapole tra di loro. Sali al massimo con il bacino verso l'alto, tieni la posizione, respira. Puoi decidere di rimanere qui oppure, per chi se la sente, mani vicino alle spalle e ti porti nella posizione della ruota Chakrasana. Tieni la posizione perché il petto che spinge in fuori, prova a distendere le gambe e le braccia al massimo. Ed espirando, con controllo, lentamente, riporta la testa, il collo, le spalle a terra, distendi le braccia lungo il corpo. Di nuovo le mani sono in direzione delle caviglie, i piedi sono paralleli, sali bene con il bacino ed espirando, una vertebra alla volta, riporta la schiena verso terra. Portiamo le ginocchia al petto, le abbracciamo ed onduliamo da un lato e dall'altro. Da qui entriamo nella posizione del bambino felice. Afferriamo l'esterno dei piedi con le mani, andiamo a spingere cosce e ginocchia ai lati del busto. Da qui lentamente vai a sciogliere la posizione, ginocchia al petto, ti lasci cadere sul fianco destro e con l'aiuto delle mani e delle braccia lentamente vai a risollevarti. Ti porti seduta sul tappetino con le gambe distese, attive, i piedi a martello. Inspirando ci allunghiamo con le braccia verso l'alto, ci prepariamo per Paschimottanasana, la posizione della pinza. Inspirando ti allunghi, espirando ti allunghi in avanti, le mani vogliono andare oltre i piedi e poi vanno ad agganciare gli alluci con indice, medio e pollice. Se non arrivo con le mani ai piedi, porto le mani sulle tibie o addirittura sulle cosce, quindi cerca di trovare la tua giusta misura. Quello che mi importa in questa posizione è che la colonna non si curvi, non mi importa che andiate con la testa verso le gambe curvando la colonna, ma ricerchiamo l'allungamento in avanti. Primo step è portare l'addome verso le cosce e poi eventualmente scenderà il torace e per ultimo il viso verso le gambe. Respiri profondi, ad ogni inspiro allunga in avanti, ad ogni espiro rilassa. Ancora un respiro ed inspirando lentamente vai a risollevarti, ti allunghi verso l'alto. Da qui incrocia le gambe, porta le mani all'inizio del tappetino. Fai due passi indietro e vai nella posizione del cane che guarda giù. Lasciamo andare le ginocchia, le cosce, l'addome, il petto, la fronte a terra. Mani sotto le spalle, gomiti vicinissimi al busto. Gambe leggermente separate tra di loro. Se vuoi lavorare invece un pochino più intensamente, unisci bene le gambe e stringi le caviglie tra di loro. Inspira, solleva la fronte, il naso, il mento, il petto, apri bene le spalle, ruotano indietro, lontane dalle orecchie. Se non hai gravi problemi di cervicale, lascia andare indietro la testa. Altrimenti, rimani con il collo e la testa morbidi, scegli tu. Il pube a terra, i gomiti stringono verso il busto, le spalle sono lontane dalle orecchie. Respira. Ed espirando, lentamente e con controllo, scegli. Porta una mano a terra, appoggia una guancia sulla mano, l'altra mano va sulla bassa schiena. Percepisci il respiro in questa zona del tuo corpo, senti come ad ogni inspirazione questa zona si espande, immagina un palloncino all'interno che si gonfia e ad ogni espirazione il palloncino si sgonfia. Da qui lentamente sciogli. Porta le mani sotto le spalle, ti dai una piccola spinta e ti porti di nuovo nella posizione del cane che guarda giù. Da qui sguardo tra le mani, piede destro, piede sinistro avanti.
Inspira, ti allunghi, espira addome verso le cosce, viso verso le tibie. Chiudi bene, allunga tutta la parte posteriore del corpo. Per cui lentamente inspira, vai di nuovo a snodolare la tua colonna, inspirando ti allunghi bene con le braccia verso l'alto ed espirando, mani al cuore e samastiti. Portiamo la gamba sinistra indietro, punta del piede rivolta a 45 gradi verso l'interno, piede destro rivolto completamente in avanti. Distendo le braccia, creo spazio ed espirando scendo. Con le dita della mano destra vado a sfiorare il pavimento all'interno del piede destro. Braccio sinistro verso l'alto, sguardo al pollice della mano in alto. Sento l'anca sinistra che spinge indietro, la spalla sinistra spinge indietro e si apre. Sguardo in alto. Respira, ancora un respiro lungo, lento e profondo, attiva bene tutto e risali. Chiudi la punta del piede destro, apri la punta del piede sinistro, crea spazio ed espirando scivola con le dita della mano sinistra, sfiori il pavimento all'interno del piede, braccio destro verso l'alto. Sguardo al pollice della mano in alto, sento l'anca destra che spinge indietro, l'anca sinistra in avanti, apro bene la spalla, tengo la posizione, non collasso nella zona del collo, respiro, attivo bene tutto, inspiro, risalgo. Chiudo la punta del piede sinistro, apro la punta del piede destro e torno in samastiti all'inizio del tappetino. Entriamo in Natarajasana, posizione di equilibrio. Stabilizziamo bene il piede e la gamba destra. Pieghiamo la gamba sinistra. Afferriamo con la mano sinistra all'interno della caviglia. Allunghiamo il braccio destro in avanti. Manci in mudra, pollice e indice a contatto. E da qui piano piano andiamo ad allungare la gamba sinistra verso l'alto. Teniamo la posizione. Cerca di non aprire il ginocchio sinistro verso l'esterno. Ti allunghi al massimo e da qui lentamente con controllo ritorna e porta direttamente il piede sinistro nell'interno coscia destra. Mani al cuore, spingi il ginocchio indietro, distendi le braccia verso l'alto. Allunga bene le braccia, spingi il coccige verso il pube, l'ombelico verso la colonna ed espirando, mani al cuore, samastiti. Ripetiamo tutto dall'altro lato, stabilizziamo il piede e la gamba a sinistra, solleviamo la gamba destra, afferriamo l'interno della caviglia con la mano destra, distendiamo il braccio sinistro in avanti, pollice e indice a contatto, chin mudra, e da qui andiamo a distendere la gamba destra verso l'alto. Tieni la posizione, respira, ancora un respiro. E lentamente ritorna, piede destro nell'interno, coscia sinistro. E di nuovo, mani al cuore e ti allunghi verso l'alto. Vrikshasana. Spingi il ginocchio destro indietro, allunga bene la colonna, radica il piede sinistro alla terra. Ed espirando, mani al cuore e sciogli. Di nuovo, mano sinistra al centro del petto, mano destra sulla sinistra. Connettiti con i battiti del cuore, con il respiro. Prova a percepire cos'è cambiato all'interno del tuo corpo e della tua mente rispetto a quando sei salita su questo tappetino. E ora lentamente, mantenendo gli occhi chiusi, mantenendo questa interiorizzazione, sciogli la posizione delle mani e vai a sdraiarti in Shavasana, quindi con il corpo verso la terra, per il rilassamento finale. Lascia andare il tuo corpo verso la terra, le gambe sono larghe più o meno come il tappetino, le punte dei piedi si aprono verso l'esterno. Le braccia sono distanti dal corpo circa 10 cm. I palmi delle mani sono rivolti verso l'alto, gli occhi sono chiusi, il viso è rilassato. Porta la tua attenzione ai punti di appoggio del tuo corpo al pavimento e al respiro che entra ed esce attraverso le narici. Senti come l'addome si solleva e si abbassa grazie al respiro. Lascia andare ogni pensiero, sei nel qui ed ora, non pensare a quello che hai fatto prima, a quello che farai più tardi, ma rimani concentrato sul respiro.
Piano piano percepisci un senso di pace, di calma all'interno. Visualizza la tua mente come un lago senza onde in cui ci si può specchiare. Tu sei quello, sei pace, sei calma, sei respiro, sei luce. Fai ora un'inspirazione profonda ed espirando muovi le dita dei piedi, delle mani, ruota le caviglie, i polsi, la testa da un lato e dall'altro. Inspirando unisci le gambe, porta le braccia oltre la testa, tira bene tutto il tuo corpo risvegliandolo. Ed espirando allunga bene tutto, porta le ginocchia al petto e ti lasci cadere sul fianco destro. Mantenendo gli occhi chiusi con l'aiuto delle mani e delle braccia, ti porti in una posizione seduta, comoda, con la schiena dritta, i palmi delle mani uniti al centro del cuore. Cantiamo insieme una volta la sillaba Om, Shanti, 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 che significa pace. Shanti. Namaste. Grazie per essere stati con me. Ci rivediamo presto, sempre su LifeGate.